c'era una volta un re, diranno i miei piccoli lettori. Invece no, non è andata proprio in questa maniera qui, è andata in un'altra maniera. Perché praticamente una sera tornò a casa mia moglie e mi disse: sai chi è venuto da me? È venuto da me Lorenzo e c'è da fare un lavoretto, dice una cosa semplice, potresti venire anche te stasera che dobbiamo fare questa nuova idea di Lorenzo. E faccio: ma di cosa si tratta? Si tratta di girare un film nuovo, non ne so più di tanto, mi ha chiesto delle cose, ma vediamo stasera poi come andrà poi la serata. E da qui è cominciata un'odissea che è durata praticamente più di 2 anni, perché è stata un'operazione difficilissima con 100 e passa attori, una montagna di ore di lavorazione nei posti più assurdi e difficili da dover girare e da dover realizzare, anche dei set costruiti apposta che per la Paramount Picture potrebbero essere semplicissimi, ma per noi a livello amatoriale chiaramente diventano molto difficili. Devo dire che è stata un'operazione complessa, difficile, con cui abbiamo avuto soddisfazione e ci siamo anche, sotto certi punti di vista, anche divertiti a realizzarla, perché ci sono stati dei momenti di delirio totale, specialmente quando abbiamo realizzato le scene del laboratorio, e se ricorreva sempre una frase che è stata riportata poi fin dall'inizio come sigla del film che andiamo girando. Praticamente adesso siamo alla fine di questa operazione di stesura di tutte le scene, abbiamo finito di girarle tutte, a questo punto siamo alla fase di montaggio e doppiaggio, per cui possiamo dire di aver praticamente concluso il film. Spero che in capo a breve tempo, un paio, 2 o 3 mesi, riusciremo a poterlo vedere finito e potremo proiettarlo nelle sale con tanti spettatori. Ho avuto l'incarico fin dall'inizio di realizzare delle attrezzature un po' particolari, tipo fucili, radio e altre piccole suppellettili che servivano durante la realizzazione del film. Poi mi sono preso la briga fin dall'inizio di curare la parte fotografica del film. E su tutte le scene mi sono piazzato e ho fatto le foto con tutti gli attori, con il cast, con tutte le fotografie che sono state viste via via durante questi 2 anni su YouTube e su Facebook, eccetera eccetera, sono state messe su da noi e per anche a ricordo dell'operazione che abbiamo realizzato. Mi ricordo delle scene molto esileranti, mi ricordo dei Pacini nella neve, che povero figliolo era praticamente congelato, aveva le braccia viola, 2 ore abbondanti nella neve con questo ragazzo piazzato lì che non si muoveva e continuava a imperterrito nella sua operazione. Neanche un professionista di fama mondiale avrebbe fatto una cosa del genere. Altre cose che ricordo con grande soddisfazione sono anche le riprese alla rovescia nel deserto di Acuna. C'era un caldo micidiale, i trucchi che colavano sulla pelle e in continuazione andavano ritruccati perché si scioglievano i colori sul volto degli attori, visivamente e drammaticamente distrutti dalla fatica. Ricordo anche con gioia la nostra Laura, nella alias Nimma, la biologa che cura l'inseminazione dell'ominide durante le riprese del film, che
praticamente porta in scena durante tutto il film questa operazione, che alla fine di tutte le riprese tutti gli attori si ritrovavano come fanno a Italia 1 e fanno "c'è il concepimento". Ricordo anche di aver avuto l'incarico di raccontare a tutti i nuovi attori la trama del film, e l'ho raccontata un'infinità di volte, la sapevo praticamente a mente e la raccontavo sempre uguale, con pochissime virgole di differenza, di 45 milioni di anni fa, che veniva a mancare l'oro, l'aria diventava irrespirabile, eccetera, eccetera, eccetera. Un'infinità di volte a tutti l'ho raccontato. Mi ricordo perfettamente la prima scena che abbiamo girato nel laboratorio di genetica. Era l'ultimo di carnevale, faceva un freddo birbone. E Laura, tra una scena e un'altra, si copriva con un plaid verde striato marrone di paille, che a lei teneva molto caldo perché praticamente aveva un vestito di plastica che dalle spalle in su era praticamente nuda, e in quell'occasione lì, in quel periodo, era sentita il freddo. Ricordo anche di aver fatto una piccola parte impersonando il medico pediatra della missione, e di aver portato tra le braccia morente un ragazzo che era pesantissimo, non sapevo come fare a portarlo perché era veramente un ragazzo un po' gigantesco. Doveva essere un bambino, invece era un ragazzo, era molto pesante, e ricordo di aver durato una certa fatica in questa operazione. Abbiamo girato tante scene tra virgolette grottesche e anche un po' burlesche. Ricordo di aver girato, di essere stato partecipe alla scena dello strappamento del pene del re, e l'abbiamo girata in un giardino qui dietro, e mentre facevamo questa cosa terribile con tutto il sangue finto, eccetera, eccetera, sono passate un sacco di persone che ci guardavano impietrite, per dire ma cosa fanno? E ti fanno delle cose vere, ma poi si rendevano conto che era tutta una finzione, e è andata bene in questa maniera. Ricordo anche di essere stato sulla Sieve a girare un'altra scena dove c'era una donna visivamente nuda, va bene, e c'erano dei vecchini che erano molto interessati a questa cosa, e in qualche maniera dovevamo riuscire a mandarli via con mille scuse per distoglierli dal bel vedere e continuare la ripresa del film. Tante persone ho contattato da quando abbiamo iniziato a girare questo film, incuriosite, che praticamente la voce corre, e gli amici chiedono: "So che giri un film, ma che film girate?" E io gli dico: "Stiamo girando un film biblico." E loro dicono: "Un film biblico? Come sarebbe a dire?" Sì, stiamo girando un film biblico, però un film biblico particolare, perché vede la creazione dell'uomo sulla terra non vista in chiave religiosa, ma bensì in chiave storico-scientifica, con la rielaborazione delle tavolette sumere, va bene, la traduzione di Zaccaria Sitchin. Dal libro abbiamo tratto questo film, che praticamente narra le gesta di questi astronauti che vengono sulla Terra in cerca di oro e altre, più che altro oro, e cercano di creare questo uomo che scavi per loro l'oro sulla Terra, e da lì tutta la storia del film. Spettatori a questo film si devono aspettare qualche cosa di diverso dal solito film religioso sulla creazione dell'uomo, tipo Noè, Ben-Hur e film di questo genere. Questo è un film sotto certi punti di vista girato in maniera molto particolare, anche un po' pasoliniano, per cui si devono aspettare un film a dimensione umana che racconta una storia in maniera completamente differente, per cui i vari
bigotti religiosi rimarranno sconvolti da una cosa del genere, però purtroppo ci sono delle realtà che si scontrano con altre e deve essere così.